Cazzo, quanto l'ho visto. Rieccoci insieme con il Biancarosso di Bisport con Salvatore Guastella. Come vi ho preannunciato, abbiamo in diretta telefonica con noi uno dei legali del Bari, l'avvocato Francesco Biga. Ciao Francesco, buon pomeriggio. Ciao Enzo, saluto anche Salvatore. Beh, Buongiorno, avvocato. devo dire che Garzelli, oggi l'ho letto sulla Gazzetta dello Sport, credo in particolare. Ha evidenziato la brillante memoria difensiva stilata da te che come dire, ha facilitato il compito del Bari in questo processo bis per Calciopoli. Cosa è emerso fondamentalmente? Cioè, ci spieghi la linea qual è stata fondamentalmente che poi ha portato, diciamolo pure, ora possiamo dirlo, ad un sol punto di penalizzazione. È chiaro che essere penalizzati non piace a nessuno, non c'è da esultare. Però possiamo dire un sol punto di penalizzazione o sbaglio? Sì, allora, diciamo, al di là dei meriti, adesso lì sicuramente Maurizio avrà illustrato molto bene in sede di discussione la Maurizio nostra posizione Paniz, ricordiamolo, e difensiva. poi c'era Sì, l'avvocato Girone, l'avvocato sì. Panitz, sì. Quindi lasciamo perdere un po' i meriti. L'importante è che diciamo, la situazione si sia risolta nel migliore dei modi per il Bari, o almeno non nel migliore dei modi, perché spero che questo sia l'ultimo scotto che noi dobbiamo pagare per questa norma anacronistica che ci affibbia la responsabilità sotto il profilo disciplinare di colpe altrui, perché credo che anche in questa vicenda sia emersa assolutamente l'estraneità totale della società da questi comportamenti illeciti di alcuni suoi ex tesserati. Per quanto riguarda diciamo, tecnicamente la nostra posizione, abbiamo cercato di illustrare un principio che in qualche maniera è cominciato a passare anche nella concreta applicazione della norma della responsabilità oggettiva anche presso gli organi di giustizia sportiva, e cioè che esiste la norma e non compete ai giudici sportivi abolire una norma che, ripeto, per me è assolutamente anacronistica, però il temperamento di questa norma va giustificato in sede di concreta applicazione, cioè quando una società, oltre ad aver subito il comportamento illecito dei propri ex tesserati, ha subito anche un enorme svantaggio, e non parlo soltanto del risultato sportivo, che in entrambi i casi è stata la perdita della partita, ma un enorme discredito a livello di immagine da questi comportamenti. È evidente che poi la concreta applicazione di questa norma deve essere valutata, come dicono i latini, cum grano salis, cioè con molta prudenza da parte Prudenza. dei giudici. Poi naturalmente abbiamo cercato anche di difendere, e questo è il paradosso, il comportamento di alcuni degli incolpati, perché difendendo alcuni degli incolpati automaticamente difendevamo la posizione della società che deve rispondere a titolo oggettivo, cioè per fatti altrui, e quindi abbiamo cercato in qualche maniera di districare tra le varie posizioni degli incolpati alcuni che magari c'entravano di meno Ecco e Francesco, così. fra gli incolpati c'è anche Ciccio Caputo, che è il capitano del Bari, l'unico giocatore attualmente biancorosso. Non sappiamo al momento come ne verrà fuori da questa vicenda. La richiesta è stata piuttosto pesante. Caputo ha i suoi legali, che non sono i legali del Bari. Che idea ti sei fatto, Caputo, come ne può venire fuori? La tua previsione qual è, ammesso che si possa fare una previsione? Senti, a carico di Caputo, come a carico di alcuni altri calciatori, tra i quali per esempio l'ex capitano del Bari Gillet, pendono delle dichiarazioni etero-accusatorie da parte di alcuni i cosiddetti pentiti del calcio, cioè soprattutto Masiello, Andrea Masiello, e in qualche maniera riscontrato anche da Marco Esposito e da Davide Lanzafame. Bisogna vedere fino a che punto verranno ritenute attendibili queste dichiarazioni etero-accusatorie. Nel qual caso, se sostanzialmente coincidono su alcuni passaggi fondamentali, anche se devo dire che la posizione di Caputo è abbastanza defilata, perché non c'è nessuno che lo colloca in maniera molto precisa sia nello spogliatoio del Bari, al momento in cui sarebbe stata fatta, diciamo, l'offerta dell'accordo corruttivo da parte diciamo, prima della gara Con la Salernitana Salernitana, Bari, perché è soltanto quella di cui deve rispondere Caputo, e soprattutto manca qualunque riscontro sul fatto che lui abbia partecipato alla spartizione del provento illecito della partita. Quindi la sua posizione è notevolmente più defilata rispetto a quella di altri. Infatti era uno di quelli che noi abbiamo difeso a spada tratta nella nostra memoria come non Immaginavo, insomma, quando partecipante effettivo alla
diciamo, all'accordo illecito. Immaginavo. Forse potrebbe esserci qualcosa a livello di omessa denuncia, ma è Promessa completamente denuncia. diverso Senti, prima di questa il... telefonata ci siamo detti chiaramente a queste domande posso rispondere. Io non te le faccio le domande. Provo a fartele Salvatore No, Guastella che è io qui con no, noi. ma intanto vorrei, insomma, sarà stanco l'avvocato Francesco, ma la voce un po' più allegra perché avete fatto un bel lavoro. Detto questo, una sola domanda, se poi mi rispondi, se no no. Ma gli interlocutori della trattativa sanno di che cifra stanno parlando? Rispondimi sì o no e basta. No, Salvatore, non parlo, non, sapete che io Insomma, certo i non ti voglio materiali ho già... chiedere né l'entità, No, cioè no, entrambi sanno no, su che no. cifra stanno trattando, perché qua c'è sorda anche questo dubbio. Se non vuoi rispondere, lo capisco, ci mancherebbe altro, No, Francesco. no, no, Un Salvatore, abbraccio. no, io il patto di riservatezza l'ho scritto io e Sì. quindi ci tengo particolarmente a rispettarlo e peraltro volevo precisare che non è vero che è scaduto il 30 giugno, il 30 giugno era il termine che ci eravamo dati per la conclusione delle trattative. Il Allora ti patto faccio di una domanda riservatezza. tecnica. Il patto di riservatezza ha una scadenza o non scade mai? No, teoricamente il patto di riservatezza per alcuni, diciamo, per alcuni aspetti della trattativa dovrebbe permanere. Però immagino, io capisco che c'è un interesse enorme da parte della città, della tifoseria su questa vicenda. Cercheremo, io intanto spero che la cosa si concluda positivamente e credo che ci siano le basi per concluderla positivamente. In caso contrario, cercheremo di chiarire tutti gli aspetti controversi, in maniera che tutti i tifosi si facciano la propria idea su questa vicenda. Però abbiate un pochino, cioè, molte volte noi non possiamo rispondere, non perché non c'è voglia da parte nostra di chiarire le cose, ma perché una dichiarazione fatta in un certo senso o in un altro può turbare gli equilibri E negoziali di alimentare una anche trattativa altre cose. e alimentare ulteriori. Già noi siamo sottoposti, almeno soprattutto dal lato nostro, siamo sottoposti ad una pressione pazzesca e vi assicuro che gestire questa vicenda, e insieme anche quella del calcio scommesse, non ci ha fatto dormire la notte e continuano a farci dormire la notte perché abbiamo tutti a cuore l'interesse del Bari. Io credo che voi sappiate, tu Salvatore, sai come quando giocavi tu e io ero tra quelli della curva, per cui sai quanto ci tenga io personalmente diciamo, al futuro del Bari, per cui c'è un doppio impegno da parte nostra, professionale, che riguarda, diciamo, un aspetto, però prima di tutto c'è un aspetto proprio sentimentale per il bene che vogliamo al Bari, quindi abbiate un pochino di pazienza e anche io penso un pochino di fiducia perché non è che, credo che in passato, io voglio dire nel 2004 abbiamo salvato il Bari dalla Serie C quando ci fu la vicenda di Gaucci e quindi voglio dire, credo che in passato abbiamo dato qualche prova di buoni risultati per la società, per cui cerchiamo di darci una mano tutti quanti, io rispetto il lavoro di tutti, però dateci una mano anche di avere un po' di pazienza e di fiducia, perché poi le cose si risolveranno. Va Va bene, bene, top. grazie. Grazie all'avvocato Francesco Ciao, Biga, buon ci lavoro, risentiamo presto. arrivederci. Ciao, grazie, grazie. Allora, questa è la situazione, chiaramente Francesco non poteva andare molto oltre rispetto. C'hai la voce provata comunque, Sì. effettivamente Siamo provati hanno. noi che ne parliamo, immagino Bravo, loro che ci hanno sono lavorato. protagonisti, davvero noi speriamo che ci possa essere un cambiamento, ma è un cambiamento che è avvertito nell'aria, ora a prescindere dal fatto di poter essere pro e contro, a favore o contrari, però nel calcio, dopo tanti anni, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Per carità, poi ai posteri l'ardua sentenza, se sarà meglio o sarà peggio. Però l'idea che un tifoso del Bari stia lì in prima linea, che non molli mai, che stia sul pezzo, che vada a Roma e ritorni a Roma, che sia... è molto piaciuta alla gente che ama il Bari, eh? Sì, Perché sì. comunque se non è a cuore questo... Ecco, come Francesco La dice, tenacia. io sono un tifoso del Bari, e cavolo, Montemuro sta dimostrando di essere uno stratifoso del Bari, perché qui non è che vai a fare un affare di sicuro, a prenderti una squadra con tutte le problematiche che hai del Bari, ci sta mettendo il cuore, questo ci sta piacendo molto, Sì, molto, perché tu hai ma giocato al calcio, se non ci metti il cuore, se non ti mettevi il cuore quando giocavi a pallone, dov'eri? proprio io, del resto, che non ero cioè non è che Appunto. avevo il talento di Maellaro per fare un nome di che ho Tanto per giocato qua. essere... Quindi la passione, l'impegno e certamente viene sempre premiata. Ma ripeto, anch'io sono di questo parere. La città ha bisogno di avere nuovi stimoli, la città sportiva, ma avrà bisogno anche la città in generale, ma è inutile che ci siano discorsi di un altro genere. Però ecco, avere nuovi stimoli, quindi una nuova società con nuove ambizioni. Certamente dà di nuovo una nuova spinta, una nuova linfa
uno sport amatissimo in città qual è il calcio, la Tu hai squadra parlato del di Bari. città, a proposito di città, devo, per onor di cronaca, devo ricordare che l'assessore allo sport Sani Candolo ha smentito, insomma, che ci possa essere l'eventualità di un Bari sfrattato dal sindaco Emiliano e che vada a giocare ad Andria. Ha detto che è nostro interesse rinnovare la concessione. Il sindaco non c'è in questo momento a Bari e in Italia, è fuori. Ovviamente Quindi così chi cercheremo. quella frase È l'ha una frase detta o non l'ha detta? detta in un altro contesto, prima della partenza per una località lontana. Quindi comunque quando tornerà il sindaco cercheremo di capire come stanno le cose. Per il sindaco comunque su questa storia del debito del Bari nei confronti La del intermittenza comune non mi ha fatto per. molto piacere, non per patteggiare per uno o per l'altro. È stato inopportuno in un momento dove, ripeto, le Però tensioni ripeto, il sono sindaco non l'ha tante. detto ufficialmente, l'ha detto a persone con le quali ha Ok, e parlato, questo insomma, quindi volevo capire non proprio è questa cosa qui. un'intervista vera e propria, però staremo a vedere. Pubblicità, tra poco.